Manpower ci ha spiegato che il 63% degli skill richiesti sono sulle competenze individuali, stanno vicini a tante aziende che aiutino le aziende a comprendere, a far crescere queste competenze individuali ancora di più, a raggiungere quella capacità di ragionamento e quella focalizzazione sui soft skill che è fondamentale, ma hanno anche molto a che fare col mondo della istruzione e della formazione, e quindi se il 63% dell'attenzione delle imprese è su questi temi, non può essere la parte della capacità di problem solving, di ragionamento, di lavorare in team marginale nel sistema scolastico e di formazione.